Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cosa dovrebbe, ci dica tre cose che fanno della proposta di sinistra una proposta di sinistra, riconoscibile anche ai più scettici e più delusi. Insomma, proposta di sinistra, io l'ho detto prima, è chiaro che l'assioma della sinistra, che è la disuguaglianza, è una zavorra per la democrazia e per l'economia, che tu stai bene se anche gli altri stanno un po' bene, se no la ruota non gira. Questo è il concetto basico. Per ridurre la disuguaglianza si sono inventate solo cose. Lavoro dignitoso, in piedi, remunerato e con dei diritti. Welfare universalistico, fiscalità generale progressiva. Punto. Attenzione che non dici, ma ne prendo su solo uno. No, si tengono. Se tu non hai un fisco progressivo e generale, ognuno si fa il suo fisco a sua misura, non potrai avere un sistema universalistico nel welfare. Sistema universalistico vuol dire che davanti a un problema serio di salute non c'è né povero né ricco. Questo vuol dire, no? Ecco. Dice, questi concetti sono messi all'angolo, sì, sì. Ma la sinistra è finita. La sinistra è in natura, l'ho sempre detto, la sinistra è un fiore di campo, un po' nasce quando vuole lei. La sinistra è sopravvissuta al fascismo, ne ha viste di tutti i colori, in forme arretrate, sbagliate, giuste, modificate, evolute, eccetera, eccetera. Io non ho un dubbio al mondo che adesso, guardate, dopo queste elezioni, secondo me ci sarà anche un reset nella politica, perché così non siamo a posto. Beh, diciamo, allora, le do tre messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori di segno diverso. Il primo, Bersani mi riconcilia sempre con la politica, e qui le va bene. Uno. Il secondo, Pier, ti voglio bene. La colonna è centrale, ma mi sembra un po' storta. E il terzo, ma se hai tutta questa passione politica, perché te ne vai? Non si ricandida. Non so, scelga lei a quale vuole. No, però ne approfitto per rispondere a questo, no? E dico, tanti mi dico perché no. Ma insomma, è una cosa normale, dico normale come il tempo che passa. Io ho fatto 20 anni il parlamentare, l'ho fatto da ministro, l'ho fatto da segretario, l'ho fatto da parlamentare semplice, mi sembra abbastanza. Non abbandono la politica, non abbandono la mia compagnia, la farò in un altro modo. Non c'è bisogno di stare in Parlamento per fare politica. Ma no, ma no. La cosa bella di Bersani.